Ci siamo partiti, cavalli della quinta corsa del pomeriggio. Più lento a partire è Cap d'Antibes, il più veloce è Quillir, che sfruttando anche il pesino si porta subito a condurre con una certa decisione buon passo. Seconda posizione occupata da Rosandra, riconoscibile dalla giubba bianca a quadri azzurri. Poi la coppia di scuderia formata da Madame Queen e Dubener, che è quello all'esterno dei due. È ancora in quarta posizione la favorita Calarenzia con la giubba bianca. Quella viola è la giubba di Capomiseno, Cap d'Antibes, che chiude il gruppo dei partecipanti. Siamo già velocemente in retta d'arrivo con Quillir, la prima a fornire l'accelerazione per anticipare il resto del gruppo. Rosandra che si presenta subito ai suoi fianchi all'esterno. Ancora più al centro della pista troviamo la figura di Dubener con Accalarenzia, che a 500 al traguardo deve muovere all'esterno di tutti, perché davanti nel frattempo Quillir è ancora in vantaggio pur essendo stanca. E allora subentra Rosandra, ci prova Accalarenzia che adesso si getta all'inseguimento della stessa Rosandra, agganciata Rosandra che comunque si difende rispetto ad Accalarenzia nel tratto conclusivo. Rosandra che batte Accalarenzia per il terzo posto. Cap d'Antibes aveva una prestazione buona, Rosandra in all weather, oggi ha sfruttato ancora meglio la situazione al peso, al 12° tentativo in carriera si è tolta la qualifica di Maida, la figlia di Black Mambazo, con in sella Mario Sanna al doppio in giornata, doppio anche per Leonardo Forlini, colori sono di Selvaggia Zaghi, 6 al primo posto, 3 di Accalarenzia che è riuscita a ottenere solamente un secondo posto da favorita, pur avendo fornito una buona prestazione, ma questi due si sono staccati decisamente rispetto al resto degli avversari. 6 al primo, 3 al secondo, vediamo un po' per il terzo per confermare quello che abbiamo intravisto e sul traguardo a distanza di almeno una mezza dozzina di lunghezze è passato Cap d'Antibes numero 5, 6-3-5 da Capannelle per la quinta, è tutto.